Ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, nuovo video, primo video in italiano, anche se il vlog è stato mezzo italiano, mezzo spagnolo, comunque primo video dell'anno di make up. E come già avete potuto leggere dal titolo, oggi vi faccio vedere tutti i prodotti che mi sono piaciuti di più nell'anno precedente, anche se sicuramente dirò quest'anno, però mi riferisco ovviamente al 2018. 2019 ancora mi devo abituare, come sicuramente tutti quanti ci dobbiamo abituare a dire 2019, ma senza perderci tanto in chiacchiere iniziamo con questo video. Allora, iniziamo innanzitutto dai fondotinta, perché come sapete a me piacciono un sacco i fondotinta e ho diversi fondotinta da farvi vedere. Allora, innanzitutto inizio da questi qui di Make Up Revolution. Questi qui mi sono piaciuti davvero tantissimo. L'anno scorso si chiama il Fast Base Stick Foundation, ce l'ho in due colorazioni, uno mi è finito, il numero F10 mi è finito, l'F12 è un po' scuro, comunque molto molto belli. All'inizio non mi erano piaciuti perché li vedevo troppo grassi e non avevo ancora capito bene come stenderli. Continuo a pensare che siano comunque dei fondotinta molto grassi e spessi, però adesso ho anche imparato come fissarli, è meglio, insomma, provandoli più spesso inizio anche a capire e ad apprezzare un po' qualche prodotto. Sicuramente questo mi è piaciuto molto perché è molto facile da sfumare, davvero è un fast stick foundation, quindi una base, un foundation, una fondotinta rapido da sfumare, e inoltre è in stick, cioè in barrita, come si dice, in stick, ed è il primo che ho utilizzato in tutta la mia vita e mi è piaciuto, devo dire, alla fine mi è piaciuto, quindi io ve lo consiglio, ma solamente se avete una pelle secca, perché sono un po' grassi, un po' oleosi, perché appunto scivolano bene, quindi per le pelli grasse che appunto si lucidano dopo molto poco, no no ragazze, questo io non ve lo consiglio. Altro fondotinta per pelli secche, quindi non grasse, è questo qui di Maybelline che si chiama Dream Satin Liquid, ce l'ho nella colorazione 43 Buff. Questo è una bella colorazione perché è sottotono giallo, come sapete io sono super gialla, quindi questo mi è piaciuto moltissimo. Maybelline è una delle poche marche low cost drugstore che fa appunto fondotinta sottotono giallo e una fondotinta con il siero idratante. Di questa comunque c'è una recensione, quindi ve la lascio comunque qui nelle informazioni, anche nell'info box, e mi piace perché è abbastanza leggero, è abbastanza coprente, non è ovviamente un fondotinta ad alta coprenza, però mi piace la coprenza che ha, perché è modulabile o no, è stratificabile, e mi piace perché anche idratante, è molto leggero sulla pelle, quindi quando non voglio mettermi un fondotinta molto pesante o sentirmi proprio appesantita utilizzo questo, e quindi ed è inoltre anche proprio il mio colore di pelle. Adesso mi vedete un po' abbronzata, anche con un fondotinta leggermente più scuro perché ho ancora un po' di abbronzatura, non so se è chiaro, ma io ho ancora l'abbronzatura addosso, quando invece a tipo a maggio, verso marzo, aprile maggio perdo completamente l'abbronzatura, questo è il mio colore perfetto, quindi ottimo anche questo fondotinta. Adesso vi parlo invece dei fondotinta che mi piacciono di più, che penso che sia il mio fondotinta preferito dell'anno 2018, e sto parlando del fondotinta di NYX, il Total Control Drop Foundation. Questo era già famoso qualche anno fa, anche di questo ho una recensione, e mi piace tanto. All'inizio non mi era piaciuto più di tanto, cioè non l'avevo trovato così innovativo, così performante in realtà, però dopo più utilizzi mi è iniziato davvero a piacere tanto, me lo sono portato anche in Cina e devo dire che mi è durato davvero tanto, non ho avuto assolutamente nessun problema. L'unica pec, devo dire, è sempre il prezzo, perché è di 16 euro per 13 ml di prodotto, quindi è un po' esagerato, ovvero perché se io volessi un 30 ml come tutti gli altri fondotinta dovrei spendere quasi 40 euro, quindi diventa un prezzo da Sephora, però comunque il prezzo, diciamo che per la qualità è ottimo, per la quantità no, non ci siamo, però mi piace davvero tanto, specialmente in combo con il Fit Me Matte Poreless numero 220, che è appunto il mio sottotono, perché questo è ancora un po' chiaro, tipo questo qui di Maybelline che vi ho fatto vedere. Questo invece è quello che ho preso per prima, perché mi sono provata in Cina il Caramel, che ormai mi è finito, e poi ho ricomprato il Golden Doré, che è un po' scuro, ce l'avevo ricomprato per quando avevo perso un po' di abbronzatura, però comunque adesso è un po' scuro, quindi io mescolo
mischio questi due, mi esce la combinazione e il finish perfetto, perché entrambi sono matte, entrambi sono per pelli grasse, comunque da normali a grasse. Ovviamente questo, essendo molto leggero, mi dà quella leggerezza che non molti fondamenti mi danno. Inoltre si asciuga subito. Questo invece mi dà l'effetto poreless, cioè senza l'apparenza dei pori, quindi a tutti e due hanno lo stesso finish, quindi perfetta combinazione, perfetta, ed è proprio la base che ho già di Miesh, una pelle perfetta. Come correttori invece mi sono piaciuti solamente due correttori, perché ho utilizzato solamente, esclusivamente quasi uno, però ovviamente mi è piaciuto anche un altro. Sto parlando di questi due correttori, anche se sono 5, e vi sto parlando innanzitutto del Revolution Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Questi sono stati molto famosi, già li conoscete sicuramente tutte. Mi piacciono perché sono molto cremosi, quindi non appesantiscono, non ti seccano il contorno occhi per chi dovesse averlo molto secco, quindi mi piacciono. Inoltre abbiamo diverse colorazioni, quindi servono anche per fare contouring. Mi piacciono, devo dire che mi piacciono, però se dovessi scegliere il mio correttore preferito, dovrei assolutamente dire questo qui di Wet n Wild, il Photo Focus Concealer. Lo tengo appunto nella colorazione medium tony, Mogliendo Re, che è un sottotono abbastanza giallo arancione, quindi contrasta anche le occhiaie. Questo è molto più secco e appunto si fissa, non c'è bisogno nemmeno di fissarlo con la cipria, si autofissa, dura tutto il giorno. Me lo sono portato anche in Cina, di conseguenza non si è mosso, non ho perso correttore. Devo dire, io mi affiderei solamente a questo, mi piace questo, cioè io lo tengo non solamente dell'anno scorso, ma dell'anno scorso ancora, quindi dal 2017, e ancora io non l'ho finito, e ragazzi io lo utilizzo praticamente tutti i giorni, non mi è finito. Come cipria già vi farò vedere qualcosa che già conoscete, perché l'ho messo nei preferiti dell'anno scorso, è questa qui di Maybelline, la Fit Me Matte Poreless. Cioè avrete capito che mi piace molto questa linea. Ovviamente quest'anno vi faccio vedere il buco rispetto all'anno scorso, e io ce l'ho da più di un anno, e lo utilizzo tutti i giorni e non mi stava facendo il buco. Il buco me l'ha fatto tipo un mese e mezzo fa, un mese più o meno, guardate, e cioè io lo utilizzo tutti i giorni e non mi finiva, dicevo ma questo prodotto finirà mai? Eppure ho detto, la cialda quanto può essere grande? Perché poi qui sotto appunto c'è lo specchio, quindi non poteva essere tutto questo di prodotto. Mi dura tantissimo, mi piace l'effetto proprio airbrush, quasi un effetto photoshoppato. Mentre per il baking ho preferito tantissimo questa qui, che si chiama Luxury Powder di Revolution, la Poudre Luxe nella colorazione banana, sottotono giallo, per fare baking ottima, ottima, ottima. Anche questa ce l'ho dal 2017, la utilizzo spessissimo, non tutti i giorni, e praticamente ce l'ho ancora praticamente tutta qui, cioè ho finito solamente un centimetro, più centimetri di polvere, e questa secondo me mi durerà altri 10 anni. Allora, come bronzer in realtà quest'anno non me ne è piaciuto uno in particolare, no. Mentre per blush vi volevo far vedere, se proprio dovessi scegliere un blush che ho utilizzato durante tutto l'anno, sicuramente è questo qui di Make Up Revolution nella colorazione Sugar. Questo tipo l'ho comprato su internet, mi è costato 50 centesimi, massimo un euro, non mi ricordo, io ricordo 50 centesimi. Comunque è una colorazione molto molto bella. Inoltre questi prodotti di Make Up Revolution come i blush durano parecchio, sono molto pigmentati, durano parecchio, cioè a livello di durata, dico proprio sulle guance, e devo dire che appunto non è il mio preferito in assoluto, nel senso che non è il mio oddio muoio per questo blush, però è quello che ho utilizzato di più quest'anno e che me lo sono portato anche in Cina perché avevo bisogno di qualcosa che mi durasse. Come illuminanti sapete che io ho un amore proprio spropositato per gli illuminanti. Vi faccio rivedere quello dell'anno scorso perché è il mio preferito, non posso farne a meno, cioè non posso fare a meno di menzionarlo in questo video. Sto parlando del Wet n Wild Highlighting Powder della linea Mega Glow nella colorazione Precious Petals. Questo già lo conoscete, lo utilizzo sempre, la mia colorazione preferita. Non è quello che ho oggi addosso, anzi ce ne avevo messo uno che mi ha regalato il mio fidanzato, e beh, stavo in videochiamata e quindi ho detto vabbè, mi metto il suo, però io metterei sempre questo, cioè scusami se vedrai questo video, però io lo so, questo è il mio preferito. Mi piacciono un sacco tutti quanti, però questo è il mio preferito, cioè se dovessi portarmi su un'isola deserta solo un illuminante, io ovviamente senza alcun dubbio
io mi porterei questo qui. Ho comprato quest'anno anche la nuova versione, cioè la nuova, un'altra versione, quindi con la stessa tecnologia, molto illuminante, molto riflettente, nella colorazione Crown of My Canopy. Questo qui invece è un po' più scuro, come potete vedere. Questo è proprio perfetto, però in estate, quando prendo un po' di abbronzatura, ovviamente questo risulta un po' chiaro, quindi ho voluto provare questo qui, che comunque, come potete vedere, è scuro, nel senso che sembra un bronzer con illuminante, insomma. E devo dire che mi è piaciuto molto durante l'estate, perché appunto il bronzer non mi si vedeva, cioè questo qui era troppo chiaro, quindi ho detto utilizzo questo come bronzer illuminante. Mi è piaciuto davvero molto, anche se appunto il mio preferito rimarrà sempre questo. Un altro illuminante invece che mi è piaciuto davvero tanto, ma che non supererà mai la bellezza di questo qui che vi ho fatto appena vedere, è questa palettina qui di illuminante di Sleek, nella colorazione o nel nome Cleopatra Kiss. Abbiamo 4 illuminanti, 2 in polvere e 2 in crema. Devo dire che mi piacciono tantissimo. Sono solamente un po' polverosi quelli in polvere, perché sono quelli che prediligono, mi piacciono molto quelli in crema, però devo dire che sono molto pigmentati e sono solo un po' polverosi, però per il resto sono bellissimi, molto molto belli, quindi questa anche top. Ora passiamo alle sopracciglia. Sì, vi faccio vedere 4 prodottini per le sopracciglia che mi sono piaciuti, che ho utilizzato praticamente tutto, quasi tutto l'anno, non proprio tutto l'anno. Sono 4 di Maybelline, sono tutti di Maybelline, perché Maybelline, quando si tratta di sopracciglia, devo dire che secondo me è il migliore per quanto riguarda le marche ovviamente da supermercato. E 2 di questi mi sono stati inviati, mentre 2 li ho comprati. Partiamo da questi qui. Allora, questo ve l'ho già fatto vedere l'anno scorso, che poi sono andata anche a ricomprarlo, e si chiama il Brow Satin. Mi piace perché è molto comodo e molto pratico, specialmente per un effetto molto naturale, ed l'ho utilizzato praticamente oggi sulle sopracciglia. E praticamente abbiamo, come anche l'anno scorso vi ho fatto vedere, da un lato una spugnetta per applicare il, diciamo, un prodotto molto on the go, se abbiamo da fare, se siamo in ritardo, quindi un po' di ombretto per le sopracciglia. E invece da qui, in questa parte, abbiamo la matita per essere leggermente più precisi. Questo prodotto mi piace tantissimo, anche perché il colore è un sottotono freddo, un marrone freddo, che per me va benissimo, perché tendenzialmente le matite per le sopracciglia tendono a farle molto calde, rossicce, e non ci piace. Un altro prodotto invece è questo qui, che già avevo comprato l'anno scorso, due anni fa, nel 2017, che purtroppo non ho potuto utilizzare perché appena l'ho aperto mi si è rotta la mina. Questa volta sono stata molto più attenta e ho preso la Brow Precise Micro Pencil, questa volta nella colorazione, ho sbagliato, nella colorazione Soft Brown. Pensavo di prendere invece la colorazione più scura, ho preso la colorazione un po' più chiara rispetto a quella che serve a me, però mi va bene, cioè questa tendenzialmente sembrerebbe un colore freddo, chiaro, però tende a diventare un po' rossiccia, non tanto, però diciamo che non mi dà fastidio, e ha una mina precisissima. Cioè ragazze, questa mina davvero, non so se la riuscite a vedere, però è molto precisa, mi piace per riempire i buchetti, per fare qualcosa davvero molto semplice, quando devo fare giusto 2 peli e sembrano proprio le mie sopracciglia, perché appunto non sto facendo niente di che. Mentre la spatolina, questo pennellino, invece serve benissimo per poter sfumare e anche pettinare le sopracciglia. Quindi questi 2 prodotti mi piacciono tantissimo. Andiamo a vedere invece questi che mi ha inviato Maybelline. Questo me l'ha inviato proprio a fine 2017, ma l'ho provato praticamente forse verso marzo del 2018, non mi ricordo adesso. Ed è il Tattoo Brow Easy Peel Off Tint. È una tinta peel off, cioè che si leva così come le maschere, ed è una tinta, vi faccio vedere bene anche il prodotto. Vi volevo fare una recensione, però non l'ho mai provato, avevo paura di utilizzarlo e quindi non l'ho mai provato. Praticamente ha un pennellino e voi ve lo applicate sulle sopracciglia, aspettate una ventina di minuti e poi praticamente tinge la pelle sotto le sopracciglia e vi dà l'effetto di una sopracciglia molto più piena. Avevo paura di utilizzarlo perché pensavo che col peel off se ne andassero via anche le sopracciglia, e invece assolutamente non me ne cade nemmeno una. Forse me ne è caduta una volta una, ma perché avevo fatto troppo veloce nel levarlo, però una sopracciglia, invece avevo paura di restare senza sopracciglia. Quindi questo prodotto buonissimo, e lo ricomprerò quando mi finirà. L'altro prodotto invece che mi è piaciuto tantissimo, questo me l'hanno inviato verso settembre, è il Tattoo Brow, anche questo si chiama Tattoo Brow, ed è praticamente un pennellino che ha la punta in feltro con i dentini, adesso non so se riuscite a vedere, però praticamente facendo così vi disegna i peli delle sopracciglia, dà un effetto di pelo di sopracciglia finto, non so se riuscite a vederlo. Comunque ha un bel effetto, l'unico problema è che me l'hanno inviato nella colorazione blonde, cioè
per le bionde, l'ho utilizzato invece spessissimo per fare la parte qui iniziale delle sopracciglia, perché ovviamente devono essere un degradé di colore, quindi devono essere molto più chiare qui all'inizio e più scure quindi qui alla fine. Quindi questa davvero mi è piaciuta tantissimo, dava proprio un effetto molto molto naturale e anche molto veloce, perché ovviamente disegnava praticamente i piedi. Passiamo al all'eyeliner che mi è piaciuto di più quest'anno, che è stata una scoperta ma che già sapevo che era una certezza, è l'eyeliner di NYX, l'Epic la Ink Liner. Questo l'hanno davvero amato tutte le youtuber, perciò ho detto lo compro pure io, mi ci trovo, lo compro, è davvero bellissimo. Quello che ho indosso oggi è un nero intenso, secca subito, si asciuga subito e non si trasferisce, diciamo che non fa la macchia sulla palpebra, perché alcuni fanno la macchia anche se sono matte, ma fanno la macchia. Questo invece mi dura e non fa la macchia, quindi mi piace davvero molto. Costa 10 euro, quindi un prezzo davvero accessibile, e mi dura praticamente da maggio, cioè da quando l'ho comprato lo utilizzo e utilizzo solo lui, mi sta durando, cioè sono più di 6 mesi che mi dura. Quindi passiamo all'ultima categoria di prodotto, e sono i prodotti per le ciglia. Parlo prima di tutto del mascara di Maybelline, il Total Temptation. Questo me l'hanno inviato, cioè questo, non questo, però comunque la prima volta che l'ho provato me l'avevano inviato, mi è piaciuto tantissimo, mi allarga le ciglia, ho già fatto una recensione quindi ve la lascio qui, ha un odore buonissimo, davvero questo è il mio mascara preferito, che come l'illuminante mi porterei su un'isola deserta, cioè non avrei dubbi, prenderei questo e me lo porterei, cioè io so che non sceglierei nessun altro mascara. Buonissimo, allarga davvero molto molto bene le ciglia, è un effetto pazzesco, nero, nero intenso, non so che altro dirvi, perché davvero è il mio preferito. Altro prodotto per le sopracciglia ciglia, io lo utilizzo anche per le sopracciglia, è questo prodotto qui che si chiama Lash Sensational Boosting Serum ciglia, è della Lash Sensational, sempre di Maybelline, questo vi ho detto me l'hanno inviato, è praticamente un siero che è come il Revita Lash, che costa 80 euro, questo ti costa tipo 10-11 euro. Funziona, cioè io pensavo che non mi funzionasse, perché io ho già delle ciglia un po' sfigate, ho detto vabbè, lo provo, che male c'è, e devo dire che alcune ciglia sono davvero molto più lunghe, e però bisognerebbe usarlo con costanza, io non lo utilizzo con costanza, però funziona, cioè se lo utilizzassi tutti i giorni sicuramente avrei delle ciglia molto molto più lunghe, però quando mi ricordo di utilizzarlo devo dire che poi vedo qualche risultato, vedrei molti più risultati se lo utilizzassi tutti i giorni. Finiamo in bellezza e vi faccio vedere le mie palette, due palette che ho utilizzato e che ho preferito durante quest'anno, sono queste qui, una di Wet n Wild che si chiama Rosé in the Air, e questa di Makeup Revolution in collaborazione con Soft as Nails che si chiama Soft X. Allora, vi parlo prima di tutto di questa, che è praticamente la Rosé in the Air, e sarebbe detto su YouTube il dupe della Anastasia Beverly Hills Model Renaissance. Ora, le colorazioni sono molto simili, mi piacciono perché sono calde, principalmente le colorazioni che prediligo e che utilizzo, e quindi mi piace molto anche perché è molto compatta, come potete vedere, guardate, è davvero piccolina, però abbiamo una grande quantità. Poi Wet n Wild è una marca davvero accessibile, costa 5 euro, in confronto ai 42 euro della Model Renaissance, molto pigmentata, colorazioni davvero belle, perché abbiamo le colorazioni di transizione, quelle più scure, più calde, alcune più fredde, luminose. Devo dire che questa è una palette completa, mi piace tantissimo, infatti è quella che ho utilizzato oggi per fare un po' un trucco, cioè solamente la parte da transizione ho utilizzato due colorazioni di questa palette, quindi ottima. E l'ultima che vi faccio vedere invece è questa qui di Soft as Nails, ho fatto anche una recensione, ve la lascio comunque nell'info box la recensione. Questa qui molto bella, il packaging soprattutto, anche questa diciamo che ricorda un po' quella di che vi ho fatto dire di Wet n Wild, perché abbiamo colorazioni calde, alcune colorazioni fredde, ma la parte più bella sono appunto queste qui metallici, questi tocchi di colore che fanno sì che questa palette sia davvero molto versatile, perché davvero si può utilizzare per fare molti molti look, molti make up. La pigmentazione davvero è eccellente, sento che Makeup Revolution fa
fatto un salto di qualità facendo questa palette da adesso. Infatti molte palette sono davvero molto più pigmentate rispetto alle prime che erano uscite, che io alcune di queste appunto possiedo. Devo dire che la qualità davvero sta migliorando molto, quindi un buon lavoro da parte di Makeup Revolution. Quindi questi sono tutti i prodotti che mi sono piaciuti durante quest'anno. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto. Se è stato così, per favore lasciatemi un pollice in su e non dimenticate di iscrivervi e anche di cliccare sulla campanellina, in modo che vi arrivi una notifica ogni volta che io faccio un video nuovo. Spero che questo 2019 sia iniziato davvero nella maniera più bella possibile per voi, e vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Bye!